Buongiorno miei cari colleghi, bentrovati. Quest'oggi parliamo di talenti, persone illuminate, intelligenti, importanti per le nostre organizzazioni, che servono al futuro delle nostre organizzazioni. In realtà mi sono chiesto come mai, se di queste persone abbiamo tanto bisogno, poi quando ci guardiamo dentro, in realtà ci accorgiamo che i talenti scarseggiano un po'. Allora, mentre venivo in taxi, mi sono chiesto, oggi parliamo di talenti, ma li vogliamo veramente, i talenti nella nostra impresa? E se non ci sono, quali sono le motivazioni? Perché non ci sono talenti? In realtà, su questa cosa non ci ho riflettuto solo nel taxi, ci ho pensato anche qualche giorno prima nel prepararmi. E vi faccio vedere questa diapositiva, e dopo che la proietto vi prego di fare un minuto di silenzio e di raccoglimento, perché dovete esaminare attentamente quello che vi è scritto. Ci voleva proprio questa riflessione. Tu sei l'unico. Questo è quello che ci piace sentirci dire. Sei l'unico, sei l'unico, sei il migliore. E poi proviamo a circondarci di qualcuno. Di chi? Qualche mediocre o qualche talento. Bene, allora aiutiamoci nel ricordare a noi stessi quali sono i vantaggi di avere talenti in impresa. E qui ancora una diapositiva per fare qualche riflessione insieme. Con molta semplicità, io penso che avere talenti nelle nostre organizzazioni possa permetterci di anticipare i concorrenti. Il percorso qui delineato ovviamente ci fa capire come avere talenti porta la nostra impresa ad essere piena di idee, di consentirci un'innovazione continua e di essere veloci, rapidi. Rapidi nel percepire il mercato, i bisogni dei nostri clienti e quindi introdurre l'innovazione che consente di fare prodotti nuovi, mai pensati prima, oppure anche qualche vecchio prodotto, ma messo nelle condizioni di essere utilizzato meglio, per esempio. E questo sicuramente, la ricchezza di idee che ci vengono fornite dai talenti, è sicuramente un fatto importante. Per capire come è possibile quanto prima espresso, dobbiamo risalire alla conoscenza delle caratteristiche dei talenti, cioè come sono fatti questi talenti e di che cosa hanno bisogno per esprimere al massimo le loro potenzialità. E qui vi rappresento una mia idea in tal senso. E per concludere, quindi, cosa abbiamo intuito? Abbiamo intuito che i talenti sono risorse critiche. È come quando noi in azienda pensiamo ad un macchinario o alla risorsa finanziaria come una risorsa critica, dobbiamo così concepire i talenti come risorse critiche. E allora se sono risorse critiche dobbiamo agire mediante una vera e propria pianificazione per essere in grado di attrarne i migliori e saperli trattenere. Sì, perché per trattenere i talenti dobbiamo avere una strategia che si fonda sostanzialmente nella nostra capacità di valorizzare i talenti. In questa diapositiva vi mostro alcune idee per fare ciò. Quelle alle mie spalle sono le 5 fasi per cercare talenti. E quindi, in primo luogo, pianificare i bisogni, definire le competenze, sviluppare le fonti, cioè i luoghi dove andare a scoprire talenti, ovviamente procedere poi con un set di interviste e alla fine contrattualizzarli. Guardiamo adesso con attenzione ognuna di queste fasi. Mentre ora vi mostro le fasi del trattenere i talenti, che sono integrazione, coinvolgimento, misurazione delle performance, la nostra capacità di delegare loro funzioni importanti e poi trasformarli in tutor di altri talenti. Anche qui voglio soffermarmi su alcune di queste voci perché ritengo che la misurazione delle performance e la fase di delega siano realmente molto importanti.
Abbiamo raccolto durante il piccolo break di prima alcune domande e il mio staff ne ha selezionata una in particolare che adesso vi leggo prima di concludere questo incontro. Ovviamente cercherò anche di dare la risposta. I talenti vanno valutati solo per le loro competenze tecniche? Tendenzialmente quando valutiamo un talento effettivamente pensiamo sempre in un certo senso alla sua ricchezza esteriore, no? Alla ricchezza di genialità, creatività. Io penso che dobbiamo guardare un talento anche dal di dentro, perché i talenti devono avere la capacità di relazionarsi anche col cuore, con gli altri. Quindi tutti gli aspetti virtuosi di una persona non possono mancare in un talento. Certo, forse è difficile avere la contemporaneità, no? Di tutte queste cose. Parleremo sicuramente di persone eccellenti, ma sono certo che noi vogliamo circondarci di persone eccellenti, quindi un po' di fatica, ma dobbiamo cercare le persone giuste. Quest'oggi non facciamo qui un'esercitazione sulle nostre capacità, ma desidero solo rimandarvi al mio sito, nella zona dedicata alla misurazione delle nostre competenze, e lì potete fare un piccolissimo e semplice test sulla capacità che ha la vostra impresa di cercare e trattenere talenti. A questo punto non mi resta che salutare. Saluto tutti intensamente, col cuore e con la gioia e il desiderio di ricordarvi che la creatività è la certezza dell'impossibile. Buona giornata a tutti.